Ho conosciuto il maestro Domenico Severin praticamente sui banchi di scuola, avendo frequentato insieme, quasi parallelamente, i corsi d'organo presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia negli anni 70 del secolo scorso. L'obiettivo di questa pubblicazione di Severin è quello di fornire all'organista e all'appassionato di musica per organo le indicazioni per registrare correttamente i brani delle diverse scuole e di vari periodi storici, così si legge nella prefazione dell'autore. Sappiamo però che molte soluzioni timbriche in qualsiasi epoca possono risultare non soddisfacenti se riprodotte pedissequamente. In ogni strumento i parametri che concorrono alla formazione del timbro sono soggetti a fattori di personalizzazione da parte di ogni costruttore. Queste variazioni sono dovute all'equilibrio sonoro generale dello strumento e alla risposta dell'ambiente. I problemi poi si moltiplicano nel caso in cui lo strumento non sia stato concepito appositamente per un determinato repertorio. I nomi dei registri poi sono certamente indicativi, ma hanno carattere e timbro diversi tra un paese e l'altro e trasmettono la parlata di ogni costruttore. Il testo oggetto di disamina si propone di riportare, tradotte in italiano, le principali fonti storiche sulla registrazione. L'autore punta quindi a tracciare un percorso cronologico atto ad individuare i tratti distintivi del colore che la musica organistica ha rivestito nel suo evolversi all'interno delle più importanti scuole europee. Il testo si suddivide in cinque capitoli più un'appendice che in sintesi descrivo. Dopo una paginetta di inquadramento storico, si parte con la seconda parte del Transilvano di Ruta del 1609 e l'Arte organica di Costanzo Antegnati, pubblicata nel 608. Per quanto riguarda la registrazione del XVIII secolo, vengono riportate delle tavole di registrazione che solitamente si trovano affisse alle casse degli organi, come quelle al Callido della Cattedrale di Feltre o del San Moisè a Venezia. Per il cosiddetto organo orchestra della fine del XIX secolo, il testo più noto è quello di Giambattista Castelli, Norme generali sul modo di trattare l'organo moderno, con esempi musicali di Vincenzo Petrali. Mentre per l'organo siciliano sinfonico vi troviamo le indicazioni contenute nel metodo di Bossi e Tebaldini del 1893. Il secondo capitolo ci porta in terra francese, dove troviamo per il periodo classico le traduzioni delle introduzioni dei vari livres d'orgue di Niebuhr, Lebègue e André Raison. Per quanto riguarda invece l'organo romantico sinfonico, vengono riprese le indicazioni di Clément Laurais, insegnante d'organo alla scuola di musica religiosa di Parigi, tratte dalla terza parte del suo corso d'organo e le indicazioni di Tournemire, autore significativo per l'evoluzione dell'estetica della musica francese per organo, volta alla ricerca di nuove sonorità. I capitoli che seguono sono dedicati alle scuole tedesca, spagnola e inglese e seguono ovviamente la medesima impostazione. L'appendice comprende vari prospetti fonici di alcuni strumenti storici relativi alle varie scuole trattate, un breve lessico generale dei registri e la denominazione delle tastiere nelle varie lingue.